questa sciagurata panorama che così bene avete illustrato, adesso anche in italiano, dipende essenzialmente da una cultura mancante, da una insipienza, da tutti questi elementi che sicuramente giocano, quindi per soprattutto l'amministrazione locale, cioè. O quanto pesa la corruzione, perché il cittadino che vuole che pensi, scusi. Secondo, domanda che non c'entra niente, che fondamento giuridico hanno i diritti edificatori? Grazie. Buonasera, volevo sapere se si ha il polso della situazione degli immobili che sono in eccesso praticamente, se si ha già un po' un dato e quanto è sull'invenduto, sì, sull'invenduto, e quanto sta crescendo adesso come popolazione la città di Roma. Non ho, voglio dire, prima parlavo di 50.000 abitanti l'anno, in più nuovi, adesso appartamenti vuoti attualmente nel comune di Roma. Gli appartamenti sono 350.000, dove non c'è l'invenduto, c'è il concetto dello sfitto. Buona parte sono di proprietà del Vaticano, altre di gruppi e fondi immobiliari, buona parte ce l'ha l'ATER che ha tipo 2.500 alloggi sfitti, quindi immobili pubblici. 2.500
lista degli immobili spinti, ma fanno parte di un secondo registro, che sarebbero gli immobili da poter mettere sul mercato se ci fossero i soldi, ma non ci sono, perché andrebbero sistemati. Si potrebbero risolvere ampiamente soltanto con lo spinto. Ah, io ho dato la risposta, poi ognuno pensi dove sono. Allora, parto un attimo dalla questione del futuro, visto che sono... Sì, giusto per completare la risposta, no, per interrogare. Cioè, lei da voce ha dato... Tutti dato. Su questo qui dei 350.000 è stato dato dalla Camera di Commercio di Roma, il dato, per spiegare come è fermo il mercato immobiliare. Cioè che attualmente sul mercato c'è la possibilità di affittare 350.000 alloggi. Questo qui è il dato dalla Camera di Commercio. Non più tardi di un mese e mezzo fa, quando ci fu l'incontro all'auditorium indetto dai costruttori romani, andò Regina a dare questi dati. Per quanto riguarda la questione del futuro, la faccio molto breve, cerco di farlo un po' divertente, magari do anche i dati di Silvio Taralico, tutto Pagnotta. Alcune settimane fa sono andato con la mia ragazza facendo finta di voler comprare una casa tutto Pagnotta, così per capire com'era la questione, i prezzi e quant'altro. Vado lì, mi siedo e invento una storiella, quella che mi punta prima. Ho detto, ho 200.000 euro di budget perché stiamo vendendo, quindi dico, ti do 200.000 euro. Siamo in due, una camera, cucina, un balcone, ho detto, ah sì, perfetto, allora se mi dai 200.000 euro, si è messo sempre conti, ho detto, devi prendere soltanto un piccolo mutuo, quindi basta che per 30 anni 1.200 euro al mese, che ho detto, io già ti sto dando 200.000 euro, sopra 200.000 euro ci devo mettere 1.200 euro al mese, ho fatto, sì, perché i prezzi? 450.000 euro. Di 62 metri quadri con terrazzo e box auto, guarda. Cioè il prospetto a casa, ve lo porto intermedia, c'è proprio, sono tutti quanti dati che è di Caltagirone. Questa è la cifra che mi è stata chiesta. Quanto? Prezzi chiesti ora sul mercato sono questi. Ora sono questi. Immobili in pronta consegna, questo è il prezzo. Mauro, dovresti dire quanti metri quadrati è, però? 439.000 euro per 62 metri quadri. No, ah, quella di noi. Questo per far capire come una giovane coppia standard, con uno stipendio, io ho anche portato la mia busta paga per fare la serie, cercare di capire un po'. Praticamente mi ha detto tranquillamente, io non posso contrarre il mutuo perché io prendo 1.600 euro al mese, la mia ragazza prende 500-600, quindi bisogna dimostrare un reddito familiare di 3.000 euro al mese per prendere quella casa, cioè qualcosa di praticamente impossibile. Quindi finché la mia generazione non si renderà conto della truffa alla quale sto andando incontro, perché abitare a Torpagnotta, abito a Spinoceto adesso, quindi è lì, è una truffa quei soldi per il tenore di vita che ci dovremmo trovare a vivere, il futuro non sarà semplice, cioè la generazione che si deve svegliare è la mia, è quella dei tra i 25 e i 30 anni, per non andare ancora più indietro di età. Vado sui dati che ha dato la signora sui clandestini, sulle politiche, sui cosiddetti clandestini e nomadi. Ci hanno raccontato per anni una favola, quella dell'emergenza nomadi e emergenza clandestini. Non lo dico per motivi culturali, lo dico perché oggi i rom, censiti, cosiddetti rom, non si sono. Noi parliamo di nomadi, che non è un termine che esiste in Europa, lo siamo soltanto noi, perché la popolazione rom nomadi al mondo è soltanto il 5%. Il che significa che in Italia di nomadi veri ce ne sarebbero all'incirca 350 persone, di nomadi. Di popolazione rom, a Roma ce ne sono 7.500 persone. Dire che 7.500 persone sono un'emergenza per una città di 3 milioni, di quasi 3 milioni di persone, significa montare in atto una truffa. Qual è la truffa? La truffa è gestire i campi nomadi. E questa qui la vera truffa messa in atto da Veltroni. Faccio una breve panoramica per farvi capire. Vi spiego brevemente come funziona l'emergenza nomadi a Roma. Viene dichiarato uno stato di emergenza
dato da una presunta insicurezza che generano questi nomadi. Ripeto, 7500 persone, cioè praticamente lo 0,01 della popolazione. Cioè. Di queste 7500, buona parte sono scolarizzati, inseriti nel tessuto sociale, lavorano, vanno a scuola, a Spinaceto hanno alloggi affittati tranquillamente. Dove vivo io, i loro figli sono inseriti perfettamente nel tessuto sociale. C'è una parte marginale che vive in una situazione appunto di marginalità, che sono quelli che entrano nei campi nomadi. Alemanno ha detto che Roma può ospitare al massimo 6.000 nomadi. Questi 6.000 nomadi rientrano in questo piano che prevede l'assegnazione diretta di spazi ed aree attrezzate dentro cui si verranno a collocare questa popolazione nomade cosiddetta. Questo business messo in piedi da Veltroni ha previsto per esempio il Camping River, che pochi sanno l'esistenza. È un Camping River si chiama, è un campeggio che sta a ridosso di Prima Porta. Praticamente a 7 bagni dalla parte del Tevere verso il cimitero, verso la parte della famiglia, quindi non verso 7 bagni, precisamente di fronte a dove c'è la super piscina e il centro sportivo costruito per le Olimpiadi, il Salaria Sport Village. Ebbene, questo camping viene affittato al Comune di Roma tutto l'anno per farci vivere la popolazione cosiddetta nomade in dei container di all'incirca 28 metri quadri, fra cui ci sono anche famiglie di 8 nuclei. Quindi parliamo di ogni violazione delle minime norme abitative fatte dal Comune di Roma, quindi dal pubblico, e per questi nuclei abitativi, per questi moduli, il Comune di Roma paga 1.200 euro al mese. Cioè il Comune di Roma paga 1.200 euro al mese per far abitare anche 8 persone in 28 metri quadri. Volendo spendere questi soldi, spendiamoli, gli prendiamo casa in affitto tranquillamente, gli paghiamo per farli andare a scuola, gli scolarizziamo al massimo e facciamo vivere una situazione degna, umana. Invece paghiamo direttamente una famiglia nomade a questo punto al proprietario del campeggio, ripaga il proprietario del campeggio. A questo vanno aggiunti tutti i soldi spesi per la guardiania, a questo vanno aggiunti tutti i soldi spesi per la scolarizzazione di questi nomadi. Cioè fior di associazioni guadagnano fior di milioni per andare a prendere i bambini e portarli a scuola, che è una cosa assolutamente positiva, ovviamente il tentativo di integrazione, ma è stato dimostrato da altre associazioni che chiedono al Comune di Roma 0 euro. Una di queste si chiama Popica Onlus e potete incontrarla se andate a molte domeniche multietniche che fanno nella zona prenestina. Loro teorizzano una cosa all'opposto, cioè non vanno a assistire le popolazioni nomadi, ma vanno accompagnate. Loro non vanno a prendere figli, ma spiegano ai genitori l'importanza di accompagnare i figli a scuola, di seguirli nello studio, di andarli a prendere e li accompagnarli. Il tasso di scolarizzazione di questa associazione, delle famiglie che questa associazione segue chiedendo 0 euro di soldi pubblici, è del 98%, cioè su 100 bambini che loro accompagnano, 98 vanno a scuola regolarmente con ottimi risultati. Per quanto riguarda le altre associazioni, come la comunità di Sant'Egidio, di cui parlava appunto la signora che è presieduta dall'attuale ministro dell'integrazione Riccardi, che è salito sul palco degli stati generali della città di Alemanno dicendo quanto è bravo questo sindaco, che fa tante belle cose per i nomadi e per gli ultimi, la comunità di Sant'Egidio e queste realtà hanno un tasso di scolarizzazione riconosciuto, quindi parliamo di dati alla mano, all'incirca del 58%. Quindi pagare per dare un'assistenza non dà risultati. Accompagnare in una crescita gente che comunque vive nell'emarginazione sta dando risultati. Ora la scelta sarebbe molto semplice, però bisogna mantenere un business. Bisogna portare avanti un determinato tipo di politica, che è quello per la quale grazie a questa politica in tanti mangiano, ma soprattutto più che soldi, perché non stiamo parlando di grandissime cifre, parliamo di bacini elettorali. E questo è il vero problema in quest'asse. L'associazionismo muove tantissimi voti. Continuare a tenerseli buoni, per esempio mettendo come assessore uno che viene dagli Acri e dandogli in mano la famiglia e la scuola, cioè parliamo di De Palo, attuale assessore alla scuola del Comune di Roma, è una mossa molto intelligente per avere una grandissima mole di voti, poco intelligente per poter tenere insieme il tessuto sociale della città che ha veramente bisogno di altro. Chiudo parlando del piano sicurezza, qui ci metto veramente un secondo. Alemanno ha vinto le elezioni comunali sull'omicidio della Reggiani che avvenne appunto, dove era la stazione fatta? Quella di Torre di Quinto, esatto. Ha vinto le elezioni su quel fatto, ha detto con me non ci saranno mai più omicidi. Basta, penso devo aggiungere altro, visto che ci si spara sotto casa.